Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In partenza al laboratorio di innovazione sul tema dei bisogni educativi speciali. Di questo ne parliamo con Francesco Carbonero dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Dunque, come nasce questo percorso e di cosa si tratta nello specifico? Questo percorso riprende i risultati della ricerca. I laboratori di innovazione sono sempre percorsi che nascono da evidenze che emergono in fase di analisi del territorio, delle ricerche, e che la Fondazione intende progettare per mettere a terra quelli che sono i risultati di queste ricerche. In molti casi le ricerche ovviamente aprono le riflessioni, ma in rarissimi casi riescono poi a aprire dei veri e propri percorsi di cambiamento rispetto ai risultati emersi, le evidenze, le criticità o ai punti di forza che la ricerca ha messo in campo. Con questi laboratori di innovazione si cerca di riprendere quello che oggi conosciamo grazie alla ricerca e a farne patrimonio comune, cercando di coinvolgere gli attori maggiormente coinvolti sulla tematica per fargli lavorare assieme e provare a fare dei passi avanti al nostro territorio. In questo caso parliamo di bisogni educativi speciali. La ricerca in questione, il quaderno 45, che è stato presentato l'8 luglio nell'ambito della rassegna del compleanno del Rondò dei Talenti, che è il polo educativo che Fondazione CRC ha istituito da un anno. E il quaderno 45 è svolto insieme a Mind for Children, che è uno spin-off universitario dell'Università di Padova, coordinato dalla professoressa Lucangeli, che è una delle massime esperte di fragilità scolastiche derivanti dallo sviluppo cognitivo, dallo sviluppo umano, ha messo in luce diverse necessità di lavoro sul territorio della provincia di Cuneo. Innanzitutto i numeri ci dicono che i ragazzi, i bambini con, diciamo, bisogni educativi speciali, che possono andare da disturbi dell'apprendimento, da dislessia, la disgrafia, eccetera, ma fino a fragilità dovuti all'ambito culturale, perché ci sono persone straniere che arrivano e che giustamente manifestano delle difficoltà a entrare nel percorso educativo già solo per la difficoltà della lingua, e a queste persone vanno dedicate degli interventi speciali. Ma poi ci sono tantissimi altri casi di bambini e ragazzi che oggi man mano vengono, diciamo, classificati, vengono monitorati, e quello che, diciamo, più ci dice il quaderno 45, che invito a leggere, è che per affrontare questa tematica dei bisogni educativi speciali serve un lavoro di equipe, cioè serve un lavoro di coinvolgimento delle varie istituzioni che oggi lavorano sui nostri bambini e ragazzi, a partire dalle operatrici sanitarie, le terapiste, gli insegnanti, ma anche tutto il tessuto associativo e cooperativo che lavora nei dopo scuola. E quindi il laboratorio di innovazione, che tra l'altro partirà il 18 dicembre, metterà insieme tutti questi attori e farà un percorso di 9 incontri guidati da Mind for Children per strutturare delle azioni a livello provinciale in modo tale che si possa, diciamo, avere una sorta di vademecum di come affrontare i ragazzi nelle varie classi con i bisogni educativi speciali, senza tra l'altro distinguerli. Questa è un po' la vera sfida, perché quello che ci dice oggi anche la ricerca è che i bisogni educativi speciali, alcuni sono temporanei, quasi tutti noi abbiamo avuto dei bisogni educativi speciali in una fase della nostra vita educativa, per motivi familiari, per motivi di semplicemente sviluppo cognitivo che avviene non in maniera lineare, e quindi il laboratorio di innovazione cercherà di mettere insieme tutti questi attori per far fare dei passi avanti concreti al nostro territorio su questo tema. Al momento sono aperte le iscrizioni, che scadranno il 15 di novembre. Per iscriversi bisogna accedere al nostro sito www.fondazionecrc.it e accedere alla pagina del laboratorio di innovazione, procedere con l'iscrizione, e poi verrà, insomma, fornita una risposta rispetto alla partecipazione al percorso. È un percorso che, insomma, su cui il CDA della Fondazione ripone tante aspettative, perché una delle lezioni anche che ci ha lasciato la pandemia è che, ahimè, serve mettere al tavolo delle diverse competenze oggi che ci sono in ambito sanitario, sociale, educativo, per riprendere quel momento di difficoltà che è stato vissuto a causa della pandemia dai nostri ragazzi. Sì, è vero, assolutamente sì, ha lasciato disagi non indifferenti, quindi è giusto e molto utile intervenire. Noi ringraziamo Francesco Carbonero dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondazione CRC per averci parlato di questa iniziativa. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30.
Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.